Ciao e benvenuti a un nuovo video. Sì, sono ancora qui. La cosa ci sta scappando un pochino di mano, secondo me. Quindi a questo punto, ed è meno parlato già in video precedenti, ma devo davvero trovare un'idea per fare uno sfondo a questo mobile, perché ho già capito che staremo qui molto spesso. Ed è a questo punto, ditemi se avete idee per lo sfondo. Sarei curiosa di saperlo. Ma oggi andiamo a vedere la collezione Disney di Essence. Allora, Essence e Catrice hanno fatto delle collaborazioni assieme con Disney, quindi con tutte le principesse Disney. Ed no, quando l'ho visto ho detto no, deve essere mia. E sì, questa qua l'ho presa io e ho preso tutto quello che ho trovato. Quindi, le palette, adesso ve le mostro, di Rapperonzolo, che è così. Tanto dopo le andiamo a swatchare, quindi di Jasmine, di Mulan. Ok, e poi ho trovato tre pennelli, solo loro tre, e ho detto no, li devo prendere assolutamente. E in questo caso ho trovato, così li apro anche, il pennello da viso. Io i pennelli della Essence li adoro, è inutile dirvelo. Questo è di Mulan. Cioè, qui simbolino, ma i pennelli di Essence sono a mio avviso spettacolari. Li rimetto dentro un attimo perché poi li butto nella borsa che ho. Ho trovato anche quelli, aspettate, se no se mi cadono le palette non è una cosa bella di questo mondo. Quello di Jasmine, eccolo qui, quindi tutti e tre. Quello di Jasmine è un pennello da sfumatura. Ed è quando li ho visti, intanto perché mi piacciono i pennelli delle collaborazioni, e questo di Rapperonzolo, e poi dopo perché sono ottimi e anche belli. Ok, adesso Mulan. Se non sapeva sotto, magari perché li stavo rimettendo nel. Ah, ma allora c'è qualcosa che non va. Ho perso il tappino per metterlo sopra. No, ok, eccolo qui. Perché sto mettendo tutto nella borsa lì. Sì, devo proprio attrezzarmi di più qui. Ammoniamoci di salviettine stoccanti ed andiamo a swatchare le palette. Partiamo a caso, partiamo con quella di Mulan. Eccola qua, molto bellina. Bello anche che abbia i dettagli in glitter, in rilievo. Ed è fatta così. Ha lo specchio che possiamo girare e la palette è questa. Come si fa a togliere la plastica? Ah, è proprio incollata. Bello, bello il fatto che sia incollata in modo che davvero la palette si protegga. Ecco fatto. Molto bella questa cosa. Ok, andiamo a vedere. Ci sono dei colori classici. Allora, il bello di queste luci è un po' che sono più buie e tutto quanto, ma i colori sono fedeli. È una cosa che ci piace. Allora, ah, hanno proprio i nomi del film. Bello. Allora, Mushu, Courageous, belli che alcuni sono disegnati. E poi c'è questa stellina, stellina dorata, bello, un po' piccino. E andiamo. Polverosi. Alcuni sono un po' polverosi, ma carini. Potevo già attrezzarmi con una bella salviettina. Allora, se alla fine del video non mi è caduta neanche una palette, penso che mi faranno santa. Ma non pensiamoci adesso. Ok, poi andiamo avanti perché qui c'è qualcosa che mi intriga, perché abbiamo questo che è un doppio colore, bello, gli opachi sono un po' polverosi, ve lo dico subito, gli opachi sono un po' polverosi, però hanno una bella scrivenza.
Allora, questo, il secondo, che poi è questo qui, è quello doppio, bellissimo, bellissimo perché è grigio metallizzato con questi dettagli, molto bello. Gli opachi sono i più polverosi, ma ci sta. Cioè, allora, uno, due, tre, quattro. 5, in questo caso è metallizzato e mi resta la stellina finale. Bello questo, cos'è? Qual è? Questo dragon è stupendo. Questo. Bellissimo. Ve lo ripeto così si vede meglio. Poi opaco. Ok. Puliamo, vi faccio vedere la stellina finale, che è questa. La metto qui. Allora, devo dire che sono pigmentati, sì, alcuni sono bellissimi. Ad esempio abbiamo, guardate, non neanche tanto, no, neanche tanto, gli opachi sono un po' polverosi. Abbiamo questo e Dragon, questi due che sono qualcosa di fenomenale. Gli opachi sono belli scriventi, magari no, si sfumano anche bene. Si sono sfumati anche bene senza perdere troppa intensità. C'è una buona scelta colori, belli caldi, ovviamente sono tutti caldi, ma bella, bella scelta colori che sinceramente mi è piaciuta davvero. Ma siamo solo alla prima, questa era Mulan. Andiamo a così a caso, a Jasmine, che è lei. Ok, che dovrebbe essere completamente un altro. Completamente sì, ma vedo sempre. Togliamo perché fa riflesso. Prepararsi prima? No. Vedo sempre, in questo caso, altri colori, ma che c'è, secondo me, questo, forse Arabian Night Freedom, e c'è sempre uno doppio. Quindi c'è sempre un po' questa scelta. Allora, partiamo, e certo, qui ci sono più shimmer e meno opachi. Quindi dovrebbe essere, ecco, partiamo bene perché questo è il tripudio alla polvere. E la stellina opaca. Ok. Allora il primo che adesso vi rimostrerò mi sembrano più bello questo. E la stella è bella ma poco pigmentata. Riproviamo. No, è che ne avevo preso poco, scusate. Diciamo le cose come stanno. Il primo che adesso vi mostro mi sembra più un glitter pressato. Quindi da stare attenti a prenderlo oppure prenderlo solo con il dito, però per adesso la scelta colori è qualcosa di spettacolare. Ok, andiamo avanti. Abbiamo detto Arabian Night, effettivamente così sembra bello. E l'ultimo è Speckless. Sembrano belli, ma adesso li proviamo. Eh sì. Cioè, li vedete riflessi perché sono luce. Eh sì, sono Arabian Night e Speckless. Questi due sono spettacolari. Adesso ci ripuliamo ancora e andiamo con il doppio ombretto, quello doppio. Quindi in questo caso questo, Trust.
Molto bello, molto bello. Questi particolari sono davvero molto belli. E poi concludiamo, quindi un altro pacco. Questo Freedom, che era quello che mi ispirava, vediamo. Ok. Le stelline sono colori quasi gessati, particolari. Allora, le stelline sono questo azzurro che vedete e l'altro è questo viola. Particolari, cioè sono proprio pigmenti. Alla fine, quello che mi ispirava, sì, mi ispira effettivamente, ma è molto polveroso, molto molto polveroso. Gli opachi, ok. Allora, belli i colori, molto belli. Le stelline sono, boh, sono stupendi, secondo me, per la rima sotto. Che si chiama inferiore, poi non sotto, o per dettagli, a questo punto ci sta. Molto pigmentati, non abbiamo provato la scorrevolezza. Scorrevolezza. Allora, si sfumano molto bene. Quelli shimmer sono spettacolari. Un po' polverosi. Più i shimmer che gli opachi in questo caso. Togliamo bene i glitter perché dobbiamo andare con l'ultima palette. Però vi ricordo che sono palette da neanche 10 euro, cioè vengono meno o più. 9,90 o 12,90? Adesso c'ho il dubbio. Adesso c'ho il dubbio, ma che comunque sono belli. Allora, ok. Siamo pulite. Devo capire perché questo ciuffo continua a starmi qua, che io non lo sopporto. Prepariamoci con un'altra sogliettina perché sappiamo già che ci servirà. E andiamo con l'ultima palette, che è quella di Raperonzolo. Comunque le grafiche sono stupende. Io credo che se finirò le palette oppure le butterò perché saranno scadute tra qualche anno, io non ne posso più, ok, terrò queste grafiche perché ho il microfono che mi va a catturare i capelli. Ecco, e mi danno un po' fastidio se non si è capito. Allora, queste più sui toni caldi. Ok. Però ci potrebbe dare soddisfazione. In questo caso ne abbiamo due con due colori, ma proviamo. Ecco, il primo è un gesso puro. E proviamo con l'ultima stellina. Ok. Stellina è molto particolare, ha un sotto, sembra un, aspettate, floating light, sembra un bianco, ma una volta applicato ha un sottotono, guardate, ha un sottotono rosa dual chrome, bellissimo. Gli altri colori che mi piacciono sono Pascal e Flynn, che sono un pochino polverosi, ma belli, molto belli pigmentati. Andiamo adesso a vedere. Questo doppio. Poi andiamo avanti. Il doppio lo mettiamo qui. Bello, 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 bello. Andiamo avanti con gli altri. Ok. Questo è bello, ma molto polveroso. Ve l'ho già detto che sono polverosi, così, eh?
Guardavo dove sono arrivata, ok, adesso andiamo a fare anche l'altro doppio, pulisco bene, ecco, vi segnalo una cosa da prima. Vi ricordate che prima abbiamo fatto la stellina di Jasmine, quella blu? Ho il pollice verde, non va via neanche con le salviettine. Quindi attenzione a mettere sotto un altro ombretto perché sennò macchia, cosa da tenere molto in considerazione. Andiamo avanti con... Allora, questo è il secondo duo, molto luminoso. Indovinate come sono gli opachi? Polverosi. Finiamo con gli ultimi due. Bella però, è un caldo ma sul tono del rosa e bronzo, quindi è anche bella. E l'ultima stellina. Se la prima ci ha dato grandi soddisfazioni, vediamo la seconda. I colori erano gli ultimi due. Lo metto qui. Ci ha dato più soddisfazioni la prima stellina, ma devo dire, sono questi due, che fa talmente tanto riflesso perché sono lucidi, cioè luce, è una cosa particolare. Sono belli, sono davvero belli. Ecco, l'unica cosa che vuoi vedere... Mescolando i pigmenti vanno a sparire, quindi secondo me sono solamente nella parte superiore, non su tutto il prodotto, su tutta la cialda, però ok. Potevo aspettarmi qualcosa di meglio, sì, ma la scelta colori è bella. È bella, si possono fare tanti make-up, ha alcuni colori davvero particolari, mi piace. Sinceramente mi piace. A questo punto, mentre io mi pulisco e cerco di pulirmi e cerco di rimuovere il blu dal mio pollice azzurro, non vi dico come sono messi i pantaloni. Le ok, il pollice resta blu comunque. Non facciamo domande. E niente, fatemi sapere se questa collezione vi è piaciuta, se vi è intrigato. Io l'ho trovata poco fa in negozio, è uscita da un po', ma l'ho trovata poco fa, quindi sapete che in Italia poi le collezioni arrivano sempre dopo. Da prima si poteva prendere su dei siti tedeschi tipo Cosmetic for Less o altri, però ho dovuto aspettare che arrivasse in Italia. Non mi ricordo se online c'era prima, mi l'ho trovata in negozio fisico, quindi ci sta. E niente. Per voi è tutto, fatemi sapere adesso cosa ne pensate di queste palette, di questa collezione. C'hanno anche altri prodotti, ma non li ho trovati. Per me invece chiudo questo video, mi finisco di pulire e registro quello della parte con Catrice, sempre delle collezioni Disney. E alla prossima, ciao!